Oggi un gran bel riciclo di Natale. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un bellissimo video, originale 100% Arte per te. Un riciclo creativo che mi è venuto in mente mentre giravo un video su un mio altro canale, su Due Cuori Una K. Proprio mentre avevo le capsule del caffè tra le mani, le ho messe in maniera tale che tin, mi è scattata la campanella. Guardate, vi metto proprio qua il video in cui mi è venuta la scintilla, così siete proprio partecipi anche dell'atto creativo. Spesso mi chiedete, ma come ti vengono le idee? Così, mentre faccio altre cose. E allora, oggi faremo delle bellissime decorazioni per l'albero di Natale con le capsule della Dolce Gusto. E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa. Ed ecco l'occorrente per creare le nostre decorazioni di Natale con cialde, con il riciclo delle capsule del caffè. Innanzitutto ci occorrono due capsule da caffè. Io ho la Dolce Gusto, quindi due capsule della Dolce Gusto che ho già spruzzato di acrilico dorato. Potete, questo è un passaggio del tutto superfluo, io per eccesso di zelo l'ho portato avanti, però potete anche usare le capsule del colore che avete. Due per ogni decorazione. Pistola per colla calda relativa stecca. Vinavil e pennellino. Ci potrebbe occorrere anche un po' di attaccatutto o di semplice attac. Glitter del colore che preferite. Nastrino in accordo con il glitter. Degli strass. Io li userò dorati perché uso il glitter dorato e rossi. Forbici e forbicine. Iniziamo subito. Come prima cosa, con l'ausilio delle forbicine, togliamo la parte proprio centrale della nostra capsula. È una zona microforata, dovrete semplicemente introdurre le forbicine e tagliare lì tra una congiunzione e l'altra della plastichina. Quindi con la forbice grande, facendo attenzione, pressate per eliminare il centro. Questo fatelo con entrambe le capsule. Sempre da fare su entrambe le capsule, cospargiamole totalmente di Vinavil. Prima l'una e poi l'altra, ovviamente. Una volta cosparsa tutta la capsula di Vinavil, immergiamola nel glitter. Voilà! E lasciamo asciugare perfettamente il tutto. A questo punto prendiamo il laccetto, un 60 cm basteranno, avvolgiamolo alle nostre dita, così tagliamo un laccetto e sfiliamo il resto. Quindi appendiamo il nostro laccetto da qualche parte e attorno a questa parte che rimane legata ad un oggetto tondeggiante, che può essere anche il manico del pennello, facciamo un nodo ben stretto. Sfiliamo, quindi facciamo un nodo ben stretto. Eliminiamo l'eccesso e tagliamo esattamente in centro. Così, zac! E avremo fatto una piccola nappina. Infiliamo adesso un cordoncino all'interno dell'occhiello che si è formato. Quindi chiudiamo la parte sommitale con un nodino. Voilà! Facciamo anche un altro occhiello, che sarà quello attraverso cui appenderemo la nostra decorazione. Adesso abbiamo capo e coda e abbiamo anche le nostre due decorazioni. Voi prendetele quando saranno del tutto asciutte, io naturalmente ci lavorerò ancora da un po' bagnate. Inserisco all'interno di uno dei due fori che avevo praticato il mio laccetto, così giro, punto di colla a caldo e fisso il nastrino. Stessa cosa, inserisco l'altro dall'altra parte. Questa volta metto bene a filo, così, quindi tiro ben bene e tiro e lascio asciugare.
Una volta asciutto, un filo di colla su tutto il margine e uniamo le due calottine. Voilà! E già così è una decorazione che è un amore, però noi la vogliamo rendere ancora più bella. Quindi prendo i miei strass e lo appiccico qui. Ne metto tre rossi sopra e tre gialli sotto. Sulla cima, per renderlo ancora più bello, metterò due glitter, due strassoni, uno da una parte, così, punto di colla a caldo, e uno dall'altra parte. E voilà, in 448 una bellissima decorazione per il vostro albero fatta con le capsule per il caffè. Sbizzarrite la creatività e appiccicate quanti strass più desiderate per rendere sempre più prezioso il vostro albero di Natale. Ora vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo. Visto che belle le nostre decorazioni per l'albero, oddio, io dico per l'albero, ma stanno benissimo anche, sì, nel frattempo è arrivata anche la cagnolina di Babbo Natale, stanno benissimo anche appesi alle maniglie, insomma, un po' dove ci pare. È comunque una decorazione scintillante, luminosa, che potete fare in qualunque colore voi desideriate e che risolve uno dei grandi problemi dell'ecologia in questo periodo, perché con le capsule non si può fare la differenziata, quindi meno ne buttiamo più salvaguardiamo il pianeta. Da oggi tanti alberi di Natale tutti con le capsule, immaginate nelle scuole quante se ne consumano, negli uffici, se tutti gli enti pubblici adornassero così i loro alberi, pensate quanto impatto avrebbe questo sulla spazzatura italiana. Beh, detto ciò, non voglio fare quella con idee utopistiche, ma a quanto meno ognuno nel proprio piccolo, a casa propria, una di queste palline la può anche fare. È un bellissimo anche set da regalare a Natale. Ormai gli ornamenti sul vostro albero li avete messi, ma sicuramente ancora molti di voi devono fare i pensieri di Natale. Bene, creare dei set di decorazione può essere una bellissima idea regalo. Voi sapete quanto costano le palline, quindi ricevere 4-5 decorazioni fatte bene con le nostre mani può essere un bellissimo dono natalizio. Se questo video vi è piaciuto, regalatemi un caffeinico e scintillante pollice in su, condividete il video sulle vostre pagine Facebook, ma soprattutto venitevi ad iscrivere anche nei miei altri canali, dove accadono queste cose, dove vengono in mente questi oggetti. Due cuori una cappa, qua metto il link, e su Ombretta, il mio canale di lifestyle e beauty. Vi aspetto anche sulle mie pagine Facebook, ne ho una per canale, e soprattutto vi aspetto su Instagram, cercate Arte per te, per simpatiche anteprime, varie stories, insomma, per stare ancora insieme. Buonissima preparazione al Natale a tutti, vi voglio bene, ci vediamo sempre qua per il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, alla prossima volta!